Siamo felici perché abbiamo portato nella nostra città un evento internazionale, un evento di qualità e ci approcciamo a un obiettivo ancora più grande, quello di entrare a far parte del Label System. Il Label System è un sistema creato dalla Federazione Internazionale per cui certifica le migliori gare al mondo. Attualmente sono circa 70, speriamo che Napoli sia fra queste. Si punta ai 9.000 partecipanti per la sesta edizione della Napoli City Half Marathon, in un percorso che attraversa le strade del centro storico patrimonio UNESCO, quasi il doppio rispetto alla scorsa edizione che già la fece diventare la quarta in Italia per numero di partecipanti. Un'organizzazione che ha assunto dimensione internazionale e che quest'anno aggiunge la novità della staffetta 2, con la Family Run and Friends che precederà di un giorno il clou di domenica 23. È dedicata appunto alle famiglie, soprattutto ai bambini, e quindi lo spirito è quello di stare tutti insieme e passare una giornata tra sport e poi dopo, se vogliono, di divertimento all'interno della nostra struttura. Proprio per far vedere ovviamente la struttura Parco Edellandia aperta da appena 8 mesi e l'integrazione della stessa struttura all'interno di un complesso ovviamente molto più grande che tutta la municipalità di Fuorigrotta. Partenza alle 9 da Viale Kennedy, percorso sul lungomare nel centro antico ed arrivo alla mostra d'oltremare. La gara non è agonistica e quindi la partecipazione è libera, senza vincolo di tesseramento e certificato medico. E nello stesso weekend alla mostra d'oltremare ci sarà Sport Expo, con tutte le novità sul mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. La mostra veramente si presta ad ospitare al meglio tutti questi eventi sempre più importanti, quindi come diceva lei non solo l'Half Marathon ma anche l'Universiadi, per cui ci stiamo veramente molto attrezzando sperando che vengano bene anche queste. Sono 43 nazioni partecipanti, circa 8.000 atleti, 9.000 nella 3 giorni, quindi sono numeri veramente importanti. Possiamo affermare che questo, per numero di partecipanti, per la sua vocazione internazionale, è l'evento più importante dopo le gare di calcio che vengono fatte a San Paolo, quindi per noi è un grande orgoglio presentare, come dire, questa manifestazione. I runner oggi a Napoli sono una realtà, questa gara è una realtà con una vocazione straordinaria. Il panorama è lo stesso, insomma, che ormai abbiamo già condiviso con le passate, insomma, stagioni, e soprattutto, insomma, la partenza dalla mostra d'oltremare, arrivo in mostra, e passa anche attraverso la valorizzazione appunto di quelle che sono le nostre società partecipate e la valorizzazione di questo parco straordinario, appunto il parco della mostra d'oltremare.